L'altra cosa che volevo chiederle, ultima, ma torniamo alle riaperture, ma è veramente così grave questo caso greco che fa dire a Zaia non ci rivedranno più se fanno, se mettono in quarantena i nostri? O forse qui non ha ragione Bonomi, che il paese è bloccato e si discute delle vacanze? Guardi, adesso discutere delle vacanze non è una banalità se guardiamo il contributo all'intero prodotto interno lordo del turismo. Insomma, se uno viene qui dalle mie parti in Romagna, dove la gran parte dell'economia è legata a quella, non è una banalità, anzi è il cuore centrale della discussione in questa parte, diciamo, della mia regione o del paese. Dopodiché è un'occasione persa per i greci, secondo me, a parte che avrete visto anche voi che hanno fatto un doppio salto mortale carpiato all'indietro, perché erano partiti poche ore prima dicendo che nessun italiano doveva andare in Grecia. Poi hanno detto che si limitavano ad alcune regioni, compresa la mia del nord. Insomma, facciano come vogliono. Io dico ai greci: venite in Emilia-Romagna e vedrete che starete molto bene, e anzi ci sarà più turismo qui di quello che andrà in Grecia. Grazie, linea Andrea Pancani, Coffee Break, buona giornata a tutti. Grazie a voi. Buona